siamo stati bravi, anche un po' fortunati, ma la fortuna aiuta le grandi squadre, noi ci stando una mano, giriamo a 37, un risultato incredibile. Questa difesa sicuramente nelle ultime settimane sta facendo meglio rispetto alla prima parte di stagione. Sì, anche oggi strepitosi tutti e quattro ragazzi che avevo davanti. Anche Fornasie quando è entrato col piglio giusto, è stato molto positivo. Io penso che ora ci siamo messi un po' a posto e siamo una gran difesa. Non vedo tanto bisogno di intervenire dietro. Comunque siamo veramente contenti perché non prendere gol per due partite importanti ci dà certezza e ci dà fiducia. Il mister è sempre stato diretto con me, so che mi vede bene, c'ha fiducia, io cerco di farmi trovare sempre pronto. So che ho a fianco a me il portiere più forte della Big, secondo me è Fiorillo, quindi poi so che quando sto bene anch'io posso dare il mio contributo a questa squadra. Ad Aresti, chiedo scusa, sta un po' stretto il ruolo di secondo? Fiorillo è un grandissimo portiere, veramente. C'ho tanta stima in lui e tutti e due possiamo dare il contributo. Secondo è una parola che non mi piace. Io quando vengo chiamato in casa devo farmi trovare pronto, lo stesso sono sicuro che farà Vincenzo come ha fatto. Sicuramente io lavoro tutte le settimane per scendere in campo poi la domenica, ma evidentemente se gioca a Fiorillo vuol dire che Fiorillo quando scende in campo ha dimostrato di essere più forte di Aresti. Chiudete il girone d'andata, ne parlavamo anche con Oddo, con i tuoi compagni, a 37 punti, niente male come bottino. No, penso che ci avremmo messo la firma col sangue a inizio stagione, tanta roba. L'anno scorso abbiamo girato a 28, mi sembra, siamo andate oltre le più rose aspettative, ma ora riposiamoci e poi c'è da battagliare perché sappiamo qual è il nostro obiettivo e lo vogliamo raggiungere.